Parliamo con Gennaro Vitale, un po' di tempo che non ci sentivamo, è chiaro che è passato un po' di tempo e la squadra adesso è lì in vetta, mi sembra che è un momento sicuramente importante, no? Sì, dopo il periodo di Natale che le cose non giravano bene, ora sono 10-12 partite che facciamo bene bene bene, quindi io penso che il primo posto sia più che meritato. Perché c'è una squadra che vuole raggiungere a tutti i costi l'obiettivo e per il momento ci stiamo riuscendo, solo che mancano ancora 3 partite. Sicuramente siamo consapevoli che della nostra forza e speriamo che portiamo avanti questa mentalità. È bravo anche il tecnico Gesù Mondo, che è subentrato a Palisella, a gestire 25 giocatori, no? Vabbè sì, è chiaro che l'arrivo del mister è stato un arrivo importante perché parlano i risultati, quindi non c'è da aggiungere altro. Diciamo che il mister si è trovato a gestire una rosa importante dove non è facile, sfido chiunque, gestire una rosa del genere. E lui, vuoi non vuoi, ci è riuscito facendo sia quello che portando avanti comunque l'obiettivo, diciamo quello di vincere ogni partita. È normale che, ti ripeto, l'avvento del mister Gesmundo è stato molto importante per noi. Ultima partita di campionato giocata, vittoria netta, quindi tripletta del tuo amico Marinello, mi sembra che c'è poco da dire, no? Vabbè, noi siamo consapevoli della nostra forza, quindi ogni domenica per noi è una sfida importante, la vediamo come la finale. Poi per quanto riguarda Marinello, io sono molto contento per lui perché è un ragazzo che ci tiene veramente alla causa, è un ragazzo che durante la settimana si allena sempre al massimo delle sue forze. E domenica veramente sono contento per lui, per quello che ha fatto domenica. Adesso c'è la pausa, forse arriva il momento sbagliato, immagino. Sì, diciamo che la pausa a qualcuno può fare bene, a noi in questo momento no, perché comunque stiamo tutti bene fisicamente, mentalmente, è normale che la pausa comunque può far togliere quella concentrazione che ci ha sempre con grande istinto fino ad ora, però è Pasqua, quindi va bene. Io sono sicuro che il mister è un martello pneumatico, quindi per noi non ci saranno problemi. Vedete che comunque in marca stretti. Sì, il mister non molla nemmeno, diciamo, nemmeno oggi che diciamo è l'ultimo giorno di allenamento dopo 3 giorni di sosta, quindi ti faccio capire che non lo Ma neanche di Nogatta è male, Neanche Dino Gatta è male, dico. Diciamo che è una coppia che comunque lavorano bene. Parliamo del prossimo turno, anche se ci vuole tempo, 28 aprile, sono un po' di giorni che passano, insomma. Casalvieri, ma altre 3 partite che diciamo che tutte e tre bastano 2 forse a vincerle, il campionato è fatto. Vabbè sì, la matematica dice che se vinciamo 2 su 3 ci dà la matematica. La partita di Casalvieri, pure se verrà fra 18 e da 15, fra 15 giorni, scusa, comunque è una partita da prendere sempre con le molle, perché come diceva pure il mister, io più di qualche volta ho perso il campionato, ero a 2-3 partite alla fine primo e mi sono ritrovato all'ultima partita di campionato facendo i playoff eccetera, quindi non dobbiamo mollare niente perché nessuno mai ci ha regalato una virgola. Peccato per il derby del golf, che non so se si gioca sabato, perché domenica sicuramente non sarà possibile, domenica 5. Vabbè, io penso che comunque troveranno una soluzione, è chiaro che comunque un derby va giocato, nel senso va giocato nel campo giusto. Noi come squadra speriamo di giocarlo là, perché comunque sicuramente ci sarà un sacco di gente e poi formi a livello di pubblico, è un pubblico importante, quindi sfido chiunque giocatore a non giocare un derby davanti a tante persone. E allora sarà sabato sicuramente. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi, crepi.
Ciao Federico. Ciao.